Venerdì notte l'ultimo episodio, una rissa che ha coinvolto 6 persone, 3 denunciate a Campetto Santa Rita ripropone il tema della sicurezza al centro storico. I residenti sono esasperati dalla movida, anche perché c'è la volontà dell'amministrazione comunale di proseguire la ZTL anche nel periodo invernale. Dopo la pubblicazione del video del ragazzo che urina sui muri dell'ex Eliseo, il sindaco Festa ha promesso tolleranza zero. Chiediamo lo stesso qui da noi, dicono i signori Vincenzo e Sabina. La notte è terra di nessuno. Una battaglia di civiltà, è una battaglia di rispetto delle regole, è una battaglia per la convivenza civile. Questi episodi che lei descriveva prima sono il simbolo di una sorta di improvvisazione nell'organizzazione. D'altronde l'intera città poi è in questo momento vista con episodi di microcriminalità. Il ragazzo che ha urinato all'Eliseo è uno di questi esempi. Il concetto della ZTL è stato subito, non accettato. Il mercoledì continua ad essere una bolgia. Adesso nessuno di noi ha mai detto che non ci debba essere l'occasione di avere la musica. Io non sono assolutamente contraria alla musica, ma nelle città che si definiscono e si possono definire tali, la musica va fatta in orari corretti. Dal Trentino all'Inghilterra, voglio dire, le 6:30, le 7 di sera, alle 10:30, 11 la gente se ne va a casa propria, vuole andare in discoteca.